Partita di Matera Manfredonia, i microfoni di Antenna Sud abbiamo il mister Luigi Panarelli. Mister, meglio di così sicuramente non poteva andare, ce lo siamo detti tante volte, le partite vanno chiuse e il Matera per la prima volta è riuscito a chiuderle già nel primo tempo. Sì, siamo contenti innanzitutto per la vittoria, al di là del risultato e dei gol fatti. Noi siamo contenti anche perché non abbiamo subito gol e sappiamo quanto è importante non subire gol perché ci dà autostima e fiducia. E poi complimenti ai ragazzi che hanno interpretato bene la gara contro una squadra che non perdeva, non perdeva fuori casa da 6 mesi. Credo che la prima partita del girone di andata, hanno perso fuori casa a Martina e poi non hanno mai più perso. Sapevamo di incontrare una squadra molto particolare, difficile, fatta di elementi importanti perché è stata stravolta a gennaio. E faccio i complimenti a loro e ci godiamo questa vittoria, ma sappiamo anche dai risultati che ancora le partite stanno giocando che è sempre tutto in ballo ed è difficile, colpo su colpo, partita dopo partita, per raggiungere l'obiettivo che noi ci siamo prefissati. Nel secondo tempo, ottima gestione, non avete mai permesso al Manfredonia di affacciarsi, di poterla riaprire, è un altro bel segnale. Sì, questo è merito del gruppo, è merito dei ragazzi che subentrano, e come mi viene in mente domenica scorsa che hanno ribaltato il risultato e sono stati determinanti i ragazzi che sono entrati, anche oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato quello spessore, quella fiducia, quella serenità, quella tranquillità tattica perché, per portare appieno il risultato a casa. E quindi sono contento per il gruppo, sono contento per la vittoria. Pensiamo alla prossima partita dove ci aspetta un'altra squadra che oggi ha perso, ma in casa ha un ruolino di marcia invidiabilissimo e credo che nelle ultime 10-12 partite forse o la prima o la seconda del girone. Quarto risultato utile consecutivo, continua la corsa playoff al quinto posto. Sì, noi abbiamo quell'obiettivo, l'abbiamo dichiarato, è un obiettivo dove noi ci crediamo, però la posta in palio dice che ci sono tantissime squadre agguerrite, dove oggi anche la Paganese ha vinto e quindi colpo su colpo e pensiamo partita dopo partita, però era importante oggi portare a casa il risultato pieno.